Lo sentite? Siamo un po' tecnicamente deficitari, nonostante l'avere venuto il sole bellissimo, quindi se possiamo iniziare, vediamo, vi ricordo come sempre ai docenti, ai studenti di firmare la propria presenza. Si sente male? Così? Meglio? Meglio? Di più? Di meno? Perché così poi dovremmo sentire anche il professor Gallo, almeno c'è un meglio per venire. Poi chi è che ha riportato l'invito, la domanda sarà come si diventa assassini di massa, quindi lasciamo lo spazio al professor Gamba per illustrarvi su questa tematica. Vi voglio ricordare soltanto che il prossimo incontro sarà sulle foibe venerdì 17 febbraio, in occasione di un'altra giornata importante che è quella del ricordo, mentre l'appuntamento di lunedì 3, per ragioni organizzative interne al liceo, è stato spostato alla stessa ora il martedì 4 aprile, quindi semplicemente slittato di una giornata come c'è la comunicazione. Grazie mille e buon ascolto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo col dire molto semplicemente che io personalmente vorrei dedicare quest'ora e mezzo, due ore che passeremo assieme, sperando di non annoiarmi troppo, che tenuto conto del fatto che l'argomento che tocchiamo è assolutamente drammatico, però ecco, vorrei dedicare il nostro incontro alla memoria di un grande che ci ha lasciato lunedì e di cui forse avrete già sentito parlare, e cioè di Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman credo che abbia insegnato tanto a molti di noi, a me sicuramente, moltissimo. E credo che la sua sia davvero una grande perdita, anche perché continuava a scrivere nonostante l'età avanzata. Zygmunt Bauman ha scritto anche dei libri molto, molto importanti proprio su questo tema, il tema della Shoah. Io sento rimbombare tutto, non lo so, si sente? Non lo so, vabbè. Uno dei più noti, non in assoluto il più noto, è questo qui, Modernità e Olocausto, che probabilmente molti colleghi conoscono, almeno i colleghi che si dedicano allo studio di queste discipline. Ci ho detto, e ripeto, dedicando nel nostro piccolo, insomma, questa relazione alla memoria di Bauman, cominciamo subito, entriamo in tema, anche perché le cose da dire sono tantissime. Vabbè, si sente lo stesso. Dunque, il tema della Shoah di cui parliamo oggi viene inserito all'interno di un ciclo di incontri che trattano dei grandi problemi dell'attualità, il mondo che viviamo. Allora, qualcuno di voi potrà chiedersi subito: ma cosa diavolo c'entra parlare della Shoah, una cosa che è accaduta 70 anni fa e più, durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, una cosa, tra virgolette, cosa che è assolutamente unica e si pensa assolutamente irripetibile, eccezionale, chiusa nei faldoni della storia di 70 e più anni fa. Cosa c'entra la Shoah con un discorso che voglia cogliere taluni problemi che riguardano l'attualità, il nostro mondo, il nostro modo di vivere, oserei dire? Cosa c'entra?
Sì, certo, sono 17 anni ormai, dal 2000, che ogni anno in gennaio, esattamente il 27 di gennaio, come sapete, cade, ricorre il giorno della memoria. E quindi ci sono anche ragioni istituzionali che ci chiedono di parlare della Shoah. Noi lo facciamo con leggero anticipo, però come sapete, da molti anni in qua, per ragioni istituzionali, perché così si fa, perché è politicamente corretto, miseria, bisogna parlare della Shoah, dello sterminio degli ebrei durante, da parte dei nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale. Molto spesso queste ricorrenze le vedrete adesso poi un po' in tutta Italia, nei prossimi giorni. Queste ricorrenze tendono a diventare, secondo me, tendono a diventare stanca retorica d'occasione. Si deve parlare degli ebrei e della loro incredibile sofferenza, quella che è testimoniata in parte anche dalle immagini che vedete scorrere alle nostre spalle. Però è roba vecchia, qualcuno, forse molti di noi pensano così, ma cosa diavolo me ne importa? Sono cose che non si ripeteranno mai più. Credo che sia il pensiero di molti, anche di quelli che partecipano attivamente, magari per ragioni politiche, elettorali forse, chi lo sa, a tutte queste manifestazioni. Io però sono convinto, altrimenti non sarei qui a parlarvene, sono convinto che la narrazione della Shoah, una narrazione che voglia essere minimamente scientifica, si intende, non favolistica, la narrazione della Shoah abbia molto, molto da insegnarci. Proprio per ciò che riguarda il problema, per ciò che riguarda i problemi della vita che viviamo, perché secondo me, poi io conto poco, ma secondo Bauman, secondo Marco Gé, secondo Giorgio Agamben, secondo Todorov, tantissimi autori importanti, le condizioni sociali che hanno permesso, favorito in qualche modo la nascita di un regime totalitario come quello nazista, quel regime che ha prodotto il genocidio, la Shoah, lo sterminio degli ebrei, ebbene queste condizioni sociali e psicologiche non sono mica del tutto scomparse, e quindi quello che è accaduto allora potrebbe ripetersi, non certo in quella forma, secondo quelle modalità tecnologiche, secondo quell'ideologia a danno del tormento degli ebrei, ma potrebbe ripetersi, di fatto storicamente si è già ripetuto nel secondo Novecento, in molti luoghi del nostro mondo. E quindi il discorso sull'attualità della Shoah, a mio avviso, è evidente. Io partirei proprio con citarvi un passo di un libro famoso, molto spesso citato, un libro di Hannah Arendt, di cui tantissimi avranno sentito parlare, Le origini del totalitarismo. È un libro vecchio, tra virgolette, già pubblicato credo nel 1951. E nella pagina finale, nelle ultimissime pagine, leggerò poi l'ultima pagina finale, Hannah Arendt ci dice qualcosa di interessante, a mio avviso, qualche cosa ci mette sulla strada, sulla via che ci conduce ad attualizzare la questione della Shoah. Hannah Arendt ci dice che, leggo, quello che prepara così bene gli uomini moderni al dominio totalitario è l'estraniazione, che da esperienza limite, usualmente subita in certe condizioni sociali marginali come la vecchiaia, è diventata un'esperienza quotidiana delle masse crescenti del nostro secolo. Questi regimi, i regimi totalitari, si presentano dunque come l'ultimo punto d'appoggio in un mondo in cui non ci si può più fidare di nessuno. Secondo Hannah Arendt, i regimi totalitari, molti di voi sanno la cosa meglio di me, quindi faccio lezione solo fino a un certo punto, ma i regimi totalitari pescano in una massa di manovra che è costituita da individui estraniati, alienati, persone che non riescono più a fidarsi di nessuno. Sono proprio queste persone che non riescono più a fidarsi di nessuno, solitamente, a dare il loro appoggio a movimenti totalitari, vedremo perché,
che poi possono anche condurre queste belle cose qua che vedete alle mie spalle. Problema: l'estraniazione, la alienazione, la, come si dice in tedesco? Entfremdung. L'alienazione delle masse è finita? Ci fidiamo davvero l'uno dell'altro? Ci sentiamo solidari e fraterni l'uno nei confronti degli altri? Al punto tale da non avere più bisogno di affidare le nostre vite a movimenti totalitari? Vediamo di fare chiarezza. Cos'è l'estraniazione di cui parla Arendt? Cos'è l'alienazione? È un termine che dal punto di vista filosofico rimanda molto indietro nel tempo. Già Hegel parlava ad esempio della società civile come società dell'atomistica, dove gli individui vivono separati, lontani, diffidenti, in lotta tra di loro, l'uno rispetto all'altro. L'alienazione è proprio questo, il senso di isolamento psichico, sociale, che caratterizza molti di noi. L'alienazione, dice Arendt, è caratteristica delle società di massa. Società che nascono, diciamo, nel corso del Novecento, semplificando molto. Nella società di massa, nella società della massificazione costante, incombente, continua degli individui, crescono isolati, solitari, anche se il termine solitario non piace moltissimo all'Arendt, questo è vero. Comunque, per capirci, isolati, solitari, diffidenti, rabbiosi, impauriti, insicuri, terrorizzati da tutto. Hanno bisogno di appartenere a dei gruppi, ad un gruppo, ma sentono che il loro bisogno di appartenenza, il loro bisogno di fratellanza non può essere soddisfatto, non nell'immediato. Nelle giungle d'asfalto, a New York, o a Milano, o a Torino, più che a Borgo Manero, dove più o meno abbiamo rapporti fraterni, lo dico più o meno ironicamente, abbiamo rapporti fraterni e collaborativi tra di noi, tra noi insegnanti, con gli studenti, ci vogliono tutti molto bene, ma nelle grandi città evidentemente questo problema, il problema dell'isolamento psichico, della entfremdung, dell'alienazione, del sentirsi atomo chiuso in se stesso, del non riuscire a collaborare con gli altri, questo problema forse è davvero un problema molto pesante e molto sentito. Ora, che cosa accade? Secondo l'Arendt, non secondo me. Che cosa accade? Che può sempre succedere che nascano dei movimenti totalitari tipici del Novecento, cioè di una società che diventa società di massa. E questi regimi totalitari offrono solitamente dei miti di aggregazione. La possibilità di... Mi trovi? La possibilità di inserirsi all'interno di una comunità di fratelli, non sentirsi più soli, non sentirsi più isolati. Venite con noi, saremo tutti fratelli, fratelli di sangue, nazismo. Instaureremo la fratellanza operaia internazionale, stalinismo, e così via. Questi regimi totalitari, questi movimenti totalitari, prima ancora di diventare regimi, offrono, dice Arendt, una evasione suicida, è l'espressione dell'Arendt, una evasione suicida dal senso di estraniazione, di isolamento psichico e sociale, di solitudine nella quale viviamo noi oggi, nella quale vive l'uomo che si trova chiuso nella società di massa, un uomo che ha perso rapporti di buon vicinato, che non vive più inserito in una struttura familiare allargata, clanale. Un uomo che si sente chiuso in se stesso, che privatizza la sua velocità. Norimberga 1923. Dicevo, un uomo che è in cerca di compagni, di una compagnia dell'anello. C'è qualcuno qua che davvero si fida così tanto del suo vicino di posto, dei suoi compagni? C'è qualcuno che darebbe la vita per un suo Frodo, per un suo Sengangi, che si sente così intensamente trascinato da rapporti amicali da spendersi, da buttarsi via il dispendio di battaglie, da buttarsi via per l'altro? O siamo tutti davvero intimoriti, impauriti, gelati, raggelati dall'altro? C'è qualcuno che come me, parlo di me, privatizza la sua felicità? Io lo faccio. Mi chiudo in casa, ho una bella porta blindata, vi assicuro, metto sul mio DVD, i miei videogames
e mi taglio via fuori da tutti. Non conosco il vicino di casa. Ma lo dice Marc Auger, il grande antropologo della solitudine, Marc Auger, che scrive un libro bellissimo che si intitola Non luoghi, non luoghi. E dice esattamente questo: noi viviamo in spazi che non sono luoghi. Viviamo in non luoghi. Cos'è un non luogo? Caratteristico di quello che Marc Auger chiama la surmodernità. La surmodernità, cos'è un non luogo? È un luogo che non ha una storia, che non ha un'identità, che non permette di instaurare relazioni solidali, profonde, anche intime, tra le persone. È un luogo in cui la gente passa e non si ferma. I non luoghi, dice Marc Auger, in questo libro che ha 25 anni, ormai è un classico, credetemi, i non luoghi stanno diventando sempre più numerosi, perché la nostra è ancora una società massificante, di massa, che alcuni dicono. Dove sono i non luoghi? Cosa sono i non luoghi? Ma guardatevi attorno, dice Marc Auger, non dico io, dice Marc Auger. Le autostrade sono non luoghi. E quante ore perdiamo spesso in autostrada? Magari qualcuno, come il mio amico Riccardo, tutti i giorni. Si passa, ma è un luogo che non ha una storia, non ha un'identità, dove certo non ti puoi fermare a discutere con un altro automobilista, altrimenti ti succede quello che ti è successo oggi, no? C'è un incidente. Pensate alle sale d'attesa degli aeroporti. Adesso sarete in gita, molti di voi, vabbè, tra qualche mese, non adesso. Cos'è la sala d'aspetto dell'aeroporto? Un luogo, tu passi. Non conosci niente, nessuno, sì, duty free, eccetera, ma finisce tutto lì. Pensate alla sala d'attesa di una stazione ferroviaria. Pensate, dice sempre Marc Auger, non io, ai centri commerciali, dove noi passiamo a volte ore. Non conosci nessuno, entri. Hai parli con chi? Con una macchinetta che ti sorpresa la verdura o la frutta? Non credo. Ti ritrovi davanti ad una cassiera che è stanca, taciturna, ti chiede di versare il tuo denaro e te ne vai. Pensate al fatto che in America ho sentito dire da Benjamin Barber, uno studioso americano famoso, ci sono anche persone che vanno in viaggio di nozze nei centri commerciali, e non credo che sia una battuta, credo che sia vero. Allora, è chiaro che nei non luoghi, in quelli che Agamben chiama i campi, non luoghi che stanno diventando sempre più spaziosi, che stanno coprendo lo spazio della nostra vita comune, il senso dell'isolamento, della solitudine, anche dell'incertezza, cresce sempre di più. E se ha ragione Anna Arendt, e io non so se sono stato chiaro fin qua, cioè se è vero che l'estraniazione predispone molto l'alienazione, la solitudine, l'isolamento, la rabbia, la paura, la mancanza di compagni e il bisogno di appartenere, se tutto questo predispone gli individui ad accettare i movimenti totalitari di destra, di sinistra, non importa, se tutto questo predispone noi ad accettare movimenti totalitari che poi hanno portato a queste cose qui, e se è vero che la nostra società è ancora strutturata in questa maniera, vedremo cosa dice Bauman al riguardo, allora è chiaro che nuovi genocidi, nuove stragi sono ancora possibili. Infatti nell'ultima pagina, proprio nell'ultima pagina delle origini del totalitarismo, Hannah Arendt scrive: rimane il fatto che la crisi del nostro tempo e la sua esperienza centrale hanno portato alla luce una forma interamente nuova di governo. Si sta riferendo ai totalitarismi. Una forma interamente nuova di governo che, in quanto potenzialità e costante pericolo, ci resterà probabilmente alle costole per l'avvenire, a prescindere dalle temporanee sconfitte. È vero che il nazismo è stato sconfitto, è vero che lo stalinismo, grazie a Dio, è scomparso, ma è vero, secondo Hannah Arendt, che era molto preoccupata per ciò che stava accadendo negli anni 50 negli Stati Uniti d'America, figurarsi oggi
con altri presidenti, ed ero che, secondo Hannah Arendt, il totalitarismo ci sarà alle costole, uso le sue parole, ancora per molto tempo a venire. Nel Novecento abbiamo avuto altre esperienze, nel secondo Novecento, non meno drammatiche, per quanto la Shoah sia molto particolare, ovviamente, non voglio banalizzare, appiattire tutto e rendere tutto indistinto. Però questo è il punto. Il nostro compianto, almeno compianto da me, Zygmunt Bauman, ma credo anche da molti di voi, ha detto in un altro libro molto, secondo me, molto interessante, che meriterebbe di essere letto, La solitudine del cittadino globale, ha detto che il nostro mondo, e Bauman si riferisce al presente, non si riferisce all'epoca della Germania di Weimar o di Hitler, si riferisce al presente. Il nostro mondo è un agglomerato di monadi, dice così, un agglomerato di monadi, cioè un insieme caotico, o meglio, una connessione disorganica di persone chiuse in se stesse, come le famose monadi leibniziane, chiuse in se stesse, senza porte e finestre, senza contatto con nessuno. Persone di questo tipo, naturalmente non le persone che mi stanno davanti, e nessuno di voi è una monade, avete mille relazioni amicali con tutti, vi sentite inseriti perfettamente con tutti quanti. Persone di questo tipo, dice Bauman nel libro che vi citavo, La solitudine del cittadino globale, dice: soffro di una assoluta insicurezza, mancanza di, perdonate il mio inglese, mancanza di safety, non sentirsi safe, cioè mancanza del senso di incolumità fisica. Hai paura di tutti, del marocchino girato l'angolo, del nero, del polentone, del suo corrispettivo meridionale, hai paura di tutti, ti blindi in casa, mancanza di safety, mancanza di security, mancanza di sicurezza sociale. Puoi essere licenziato, puoi perdere il lavoro facilmente, tanto più oggi. Magari hai un mutuo, sei sull'astrico, sei sulla strada. Mancanza di certainty, di certezza cognitiva, non capisci più niente di questo mondo. Le tue categorie mentali non riescono più a interpretare il mondo nel quale vivi inserito. Sei insicuro dal punto di vista fisico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista psicologico, sei terrorizzato. Uno degli ultimi scritti di Bauman è proprio dedicato al tema della paura che sta imperversando nelle nostre società, che ci rende chiusi, rabbiosi, ma anche bisognosi di uscire da questa paura. Ora, e qui chiudo con questa prima parte già troppo lunga, i regimi e i movimenti totalitari hanno approfittato esattamente di questa paura, di questo senso di isolamento, di questo bisogno di appartenenza, cosa che ha spinto persone assolutamente normali, come credo di poter dire noi qua e voi, a fare queste cose qua. Potrete non crederci, ma adesso parleremo più tardi sul finire di un esperimento famoso che alcuni ragazzi conoscono, l'esperimento di Milgram, per avere un'ulteriore conferma, tra virgolette, scientifica, di quello che vi stavo dicendo, cioè del fatto che uomini normali, ma terrorizzati e spaventati, possono anche sparare in testa ad un bambino ebreo, o ad una donna ebrea, e non soltanto ebrea, voglio dire. Quindi sono cose davvero molto inquietanti. Ora, sì, il tempo vola. Concentriamoci un attimo sulla Shoah, però, dopo questo lungo cappello introduttivo. Spero di essere stato chiaro, sono stato comprensibile, spero, perché sono come al solito molte ore che parlo da stamattina. Concentriamoci sulla Shoah. Parlare della Shoah significherebbe poter disporre di una quantità di tempo enorme. La Shoah è probabilmente, come diceva Teodoro Adorno, indicibile, ed è comunque un evento, la Shoah, lo sterminio del genocidario degli ebrei d'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sapete tutti, circa 6 milioni di morti, nessuno saprà mai con precisione quanti. Comunque la Shoah è veramente, dal punto di vista storiografico, un problema complessissimo, quindi col poco tempo a disposizione dovremmo per forza scegliere un angolo prospettico particolare. Non puoi parlare della Shoah in un'ora o due ore.
E quindi io avrei scelto, anzi ho scelto, di parlare sì della Shoah, ma non tanto per ciò che riguarda le vittime, ahimè, le vittime, i milioni di ebrei che poveretti sono stati massacrati in questo modo ignobile, quanto piuttosto parlare dei carnefici, parlare di noi, non degli altri, non dei nostri nemici di cui abbiamo paura, ma di noi che persone, tutto sommato, come vedrete, normali, possono anche arrivare, come vedrete, a tirare il grilletto e a far saltare la testa di chi magari ti sta vicino o non troppo lontano. Quindi parlare dei carnefici più che delle vittime. E quindi, ci ho detto, senza farvi perdere molto tempo, non è necessario prendere appunti, poi lascerò sul sito la relazione scritta. Comunque, vado un po' veloce. Senza farvi perdere tempo, due parole per i ragazzi che magari non hanno ancora studiato gli eventi cardine del nazismo e della Shoah. Cosa possiamo dire? Molto molto velocemente, per poi entrare in tema e, ripeto, concentrare la nostra attenzione sulle figure e sulle tipologie psicologiche dei carnefici. Brevissimo, allora nel 33, lo sapete tutti, Hitler va al potere. Cominciano le prime discriminazioni a danno degli ebrei. Nel 35 abbiamo le leggi di Norimberga, di cui avrete forse sentito parlare, no? Mi rivolgo ai ragazzi più giovani, spero di sì. Le leggi per la protezione dell'onore del sangue tedesco. Leggi che, tra le tantissime altre cose, vietano matrimoni misti, dichiarano sciolti quelli già contratti, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 38 comincia a scorrere il sangue, c'è la notte dei cristalli, un centinaio, non si sa quanti, gli ebrei vengono addirittura linciati per le strade. Su questo bisognerebbe poi tornare alla fine, su come c'è la popolazione tedesca normale reagì al linciaggio degli ebrei durante la notte dei cristalli del 38. Nel 39 scoppia la guerra, stiamo arrivando al punto che ci interessa. Nel 41, subito prima, proprio durante, forse poco dopo l'inizio dell'attacco all'Unione Sovietica, voi sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale Hitler, la Germania nazista, attacca l'Unione Sovietica, stalinista, staliniana, comincia il massacro degli ebrei. Dice Raoul Hilberg, nessuno saprà mai con precisione qual è stato il giorno, il momento del punto di svolta, quando è stata presa la decisione di sterminare gli ebrei. Nessuno lo sa. Gli storici si sono divisi a questo riguardo. Alcuni ritengono, ma qui non la faccio lunga, che Hitler non abbia mai avuto realmente, sin dall'inizio, l'intenzione di uccidere gli ebrei. Soltanto in un secondo momento si sarebbe deciso a tanto e forse non sarebbe neanche stato lui a prendere l'iniziativa. Altri storici invece sottolineano che Hitler ha sempre avuto l'intenzione di sterminare gli ebrei, per quanto nel Mein Kampf, per quanto nel programma del partito nazista non si parli mai di eliminazione fisica degli ebrei. Soltanto una volta Hitler scappa in un discorso pubblico, forse scappa, una parola, Ausrottung. Siamo il 30 gennaio del 39, la guerra non è ancora scoppiata, Hitler dice: sono stato molte volte profeta, voglio esserlo ancora una volta. Se la finanza ebraica internazionale scatenerà una nuova guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione del mondo, ma l'annientamento, l'Ausrottung del popolo tedesco. Comunque siano andate le cose, una cosa c'è, che nella seconda metà del 41, quando la Germania invade l'Unione Sovietica, accadono quelle cose lì, cioè comincia il massacro. Il massacro degli ebrei, il genocidio, però, non è soltanto, come molti ragazzi pensano, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, non è però soltanto le camere a gas. C'è stato anche un'altra Shoah, un momento cronologicamente precedente. Insomma, Leon Poliakov, e come lui tanti altri peraltro, Leon Poliakov tende a distinguere due momenti nella Shoah. C'è stata la prima fase, quella iniziale, la fase delle eliminazioni selvagge o primitive. Una fase in cui
L'uccisione degli ebrei avveniva attraverso fucilazione. Non si sa quanti ebrei siano stati uccisi in questo numero, probabilmente 1 milione di ebrei. Poi, dopo la fase dell'eliminazione selvaggia, incomincia la fase delle eliminazioni scientifiche. Gli ebrei vengono deportati nei Vernichtungslager, campi di sterminio, avete visto Schindler's List, queste cose qua, no? E vengono eliminati scientificamente con il gas, lo Zitumbe, eccetera, eccetera. Penso di essere chiaro, no, su questo. Però la fase prima, precedente, quella dell'eliminazione selvaggia, è anche la fase meno conosciuta al grande pubblico. Ed è una fase, ripeto, che precede e in parte accompagna la seconda fase, quella dell'eliminazione scientifica. Le scene che vedete alle mie spalle sono tutte relative all'altra Shoah, cioè quella meno conosciuta, la fase dell'eliminazione selvaggia. La fase che un grandissimo scrittore russo, poco conosciuto ma che meriterebbe la nostra attenzione, Vassili Grossman, ha chiamato fase della Shoah con il piombo, per distinguerla dall'altra fase, la Shoah con il gas. Ora, è interessante, cioè è tristissimo, è bestiale, certamente, ma è interessante concentrare un attimino la nostra attenzione su questa prima fase, quella della Shoah con il piombo. Dovete sapere, probabilmente alcuni lo sanno molto bene, che questa prima fase, quella delle eliminazioni attraverso fucilazione, venne attuata da poche migliaia di tedeschi. 4 Einsatzgruppen, A, B, C, D, 4 gruppi, 4 unità speciali, nel totale non assommavano più di 3.000 uomini. 4 unità speciali che erano formate da persone, questo può colpire, della mia età, un po' più giovani, magari dell'età del professor Giandrini. Il professor Medina sarebbe già stato considerato troppo giovane, lui sarebbe andato in prima linea a combattere contro i sovietici. Non era tanto simpatico combattere contro i sovietici. Ma la cosa incredibile è proprio questa, che la maggior parte di questi 3.000 disgraziati, che hanno fatto fuori qualcosa come 1 milione di persone, non si sa quanti, comunque centinaia di migliaia, era formata da persone riserviste, cioè non erano giovani come voi, quelli come voi, 18, 19, 20, 22, 25 anni, quelli andavano a combattere in prima linea. Le Einsatzgruppen erano truppe di riservisti che procedevano a ridosso dell'esercito, della Wehrmacht che avanzava nei territori sovietici e avevano il compito appunto di ripulire gli shtetl, i villaggi ebraici, eccetera, eccetera, dagli ebrei, cioè ripulire vuol dire eliminarli fisicamente. Erano poche migliaia ed erano persone non giovani fanatici della Hitlerjugend, come potreste essere stati voi se cresciuti in quegli anni. Erano persone che culturalmente si erano formate prima che il nazismo andasse al potere. Persone che avevano dei figli, che avevano una vita normale, lavori onesti, operai, insegnanti, piccoli commercianti, imprenditori. I loro capi, questo mi ha sempre lasciato un attimino stupefatto, i loro capi non erano, dice Raoul Hilberg, uno dei più grandi studiosi sulla questione della Shoah, i loro capi non erano, come dice Raoul Hilberg, feccia della società. Vado a memoria, il capo dell'Einsatzgruppe C era un certo Max Thomas. Max Thomas era un medico ed era colui che comandava questa unità speciale. Era un medico molto noto, era una persona che parlava correntemente il latino e studiava il greco antico. Mi chiedo cosa gli abbia insegnato, che ne so, lo studio di Socrate, di Marco Aurelio, di Seneca, non lo so, non
francamente che cosa. Ollendorf era il capo dell'Einsatzgruppe lì, e Ollendorf era un economista famoso che aveva girato per molte università di Germania e d'Europa. Non erano feccia, eppure hanno comandato questi 3.000 uomini della mia età, ripeto, o leggermente più giovani, diciamo 45 anni in su, e hanno fatto ciò che hanno fatto, insomma ciò che vedete. Sì, quello mi interessa. Allora, com'è stato possibile tutto questo? Potremmo procedere in questa maniera. Potremmo chiederci, dunque fin qua sono stato abbastanza chiaro, interrompetemi pure, fate delle domande, mi riferisco ai ragazzi ovviamente se qualche cosa non è chiaro. Potremmo seguire, magari facciamo così, potremmo seguire lo studio compiuto da Raoul Hilberg riguardo alla costellazione psicologica dei vari carnefici, la qualità psichica dei vari carnefici. Abbiamo detto che avremmo puntato il nostro interesse sui carnefici e su come si diventa assassini di massa. Bene, Raoul Hilberg, in un altro libro che qui non ho portato, Raoul Hilberg è uno dei più importanti studiosi della questione della Shoah. Ha scritto un libro monumentale, enorme, elefantiaco, oserei dire, super, molto voluminoso, che si intitola La distruzione degli ebrei d'Europa. Però in un altro libro, non meno interessante, ma meno consistente in termini di pagine, è un libro che si intitola Carnefici, vittime e spettatori. In un altro libro, questo libro, Hilberg individua proprio una tipologia, una caratteriologia dei carnefici. Dice: ci sono tre tipi di carnefici, c'erano tre tipi di carnefici attivi e nelle Einsatzgruppen, questi squadroni della morte, diciamo così, formati da riservisti che andavano in giro a sparare in testa agli ebrei, e nei campi di sterminio, nella seconda fase, quella più scientifica di cui dicevamo. Tre tipi di carnefici. Sì, tre tipi di carnefici. Allora, i sadici, gli zelanti e gli apprensivi. Sadici, zelanti e apprensivi. Tre tipi umani diversi. Però, dice subito Hilberg, e Simon Wiesenthal conferma, i sadici erano molto pochi. Anzi, di più, il regime nazista, potrà sembrarvi strano, puniva quelle SS, quei nazisti, che si fossero fatti notare per la loro eccessiva crudeltà. Il sadico è colui che prova piacere nell'ammazzare, ma non erano ben visti e alcuni furono puniti. Simon Wiesenthal racconta di alcuni casi, sono chiaro fin qua, racconta di alcuni casi anche agghiaccianti di sadici che, ripeto, non erano molti e non erano ben visti e alcuni furono puniti. Ad esempio, ad Auschwitz era attivo un certo Otto Moll, o Möll, che si divertiva a garantire la sopravvivenza a quegli ebrei che fossero riusciti a attraversare per due volte di fila un fossato ricolmo di cadaveri che stavano bruciando. Se tu riesci a percorrere per due volte, nel senso della lunghezza, questo fossato pieno di cadaveri ardenti, avrei salvato la vita. Era un sadico, provava piacere per l'azione, una persona patologica, diversa dagli altri, diversa da noi, nessuno qua, e neanche lontanamente avvicinabile alla figura di Otto Möll. Ce n'era un altro, questo è forse il caso più curioso tra quelli raccontati da Simon Wiesenthal in un altro libro, questo qua, Giustizia non vendetta. Un certo Max Tauner. Max Tauner era un sottufficiale dell'SS, attivo in Ucraina, o Ucraina, quindi presumibilmente, anche se non ho trovato altre informazioni, siccome i campi
di sterminio sono, i sei grandi campi di sterminio sono tutti collocati in Polonia, non in Ucraina. È possibile che Tauner fosse magari un membro delle Essence Group, ma non è questo quello che importa. Quello che importa è scoprire che Max Tauner ha fatto fucilare più di 960 ebrei e venne condannato da un tribunale SS a 10 anni di galera. Ma non fu condannato per aver ammazzato 960 erotti ebrei, mica per questo, no. Fu condannato per atti di crudeltà, perché a quanto risulta, in almeno un caso, avrebbe organizzato uno spettacolo gladiatorio. In parole semplici, avrebbe costretto, lui con i suoi assistenti, avrebbe costretto due ebrei a colpirsi con delle vaghe, promettendo a chi fosse uscito vivo da questo spettacolo gladiatorio, promettendo salva la vita a chi fosse riuscito, insomma, ad ammazzare l'avversario senza venire finito. Fu per questo che Taune venne condannato, dice Wiesenthal, a 10 anni, perché era stato crudele, perché il tedesco uccide pulito. Noi abbiamo montagne di documenti giudiziari depositati presso i tribunali che si occuparono di casi dopo la seconda, finita la seconda guerra mondiale, di casi di particolare crudeltà o di eccidi di massa, portando a giudizio criminali nazisti, e questi criminali hanno rilasciato moltissime testimonianze, documenti, e Wiesenthal come Hilberg pescano proprio da questa, o Browning o Goldhagen pescano da questa massa di documenti, e effettivamente non in un solo documento troviamo scritto esattamente questo, cioè che il tedesco uccide pulito, che è sconsigliato essere, perché no? Perché, per essere chiari, perché i sadici erano mal visti? Perché buttare una persona in una fossa ardente o costringere una persona ad ammazzare a colpi di manga un'altra significa perdere tempo, significa non essere professionale, significa rallentare le operazioni utili a eliminare la gran massa degli ebrei, significa mettere in agitazione chi sta guardando ed è destinato a diventare vittima, significa eventualmente spingere la vittima designata, e che ti sta guardando lo spettacolo terribile che sta succedendo, sta accadendo sotto i tuoi occhi, significa spingere questa persona eventualmente a ribellarsi. Il sadico non è ben visto, Taune fu condannato perché rallentava le operazioni di sterminio, perché non era efficiente. I sadici, dice Hitler, erano pochi e non erano ben visti, e alcuni furono condannati. I sadici, dice questa volta Wiesenthal, non erano il pericolo maggiore, certo hanno ammazzato, ma non era il pericolo maggiore. Il pericolo maggiore era costituito dalla seconda categoria, gli zelanti. Gli zelanti erano i professionisti, quelli che operavano e lavoravano con zelo, con professionalità, con applicazione, eseguendo gli ordini, senza malanimo particolare, capite? Ma molto efficienti nel modo di agire, magari di organizzare i treni per portare gli ebrei ad Auschwitz. Erano quelli che, dice Wiesenthal, tenevano in piedi il sistema, gli zelanti, non quelli che provavano piacere nell'ammazzare, ma quelli che erano professionali, freddi, nel condurre le operazioni. Non so se il professor Giandrini vuole dirci qualcosa. Dunque, Hilberg, nel libro che vi ho citato, spero di non essere già arrivato al punto di annoiarvi a morte, ma comunque, spero di no. Hilberg, nel libro che ho citato prima, dice che lo zelante per eccellenza, Katexoken,
era Adolf Eichmann. Penso che voi abbiate già, i ragazzi avevano già sentito parlare di Adolf Eichmann, sì o no? Non tanto. Allora, Adolf Eichmann era colui che organizzava i trasporti ferroviari degli ebrei verso i campi di sterminio, quindi una figura molto importante dell'organizzazione nazista, quindi un uomo responsabile comunque della morte di milioni, anche se si è sempre difeso dicendo di aver solo eseguito gli ordini e quindi di non sentirsi colpevole. Adolf Eichmann sarà, dopo la seconda guerra mondiale, fugge in America meridionale, in Argentina, viene, grazie anche all'operazione di Simon Wiesenthal, viene individuato dagli agenti dei servizi segreti israeliani, il Mossad, viene catturato, viene portato in Israele e nel 1962 viene giustiziato, sarà impiccato. Eichmann è importante anche perché è stato oggetto di un processo importantissimo. Ci sono anche dei film recentissimi usciti proprio sul processo di Eichmann negli ultimi due anni. Adolf Eichmann è l'esempio perfetto dello zelante. È un uomo molto amorevole con i suoi figli, con la sua famiglia, con la moglie, una persona davvero degna di essere considerata tale, non fosse altro che, non proprio a tempo perso, organizza i treni della morte. Ma è una persona, come dice Annalet, banale, grigio, normale, una struttura psichica media, niente di che, non è un sadico. Credo che il professor Giannini abbia trovato un documento in tedesco, lui parla bene il tedesco, in cui uno dei più importanti biografi di Hitler, Joachim Fest, se non sbaglio, giusto lui, intervista Annalet, dico bene, proprio sul caso di Eichmann. Gli lasciamo la parola un attimo, così sentiamo questo documento che ha trovato. Non dico che sia un documento storiograficamente unico, no, non lo so, però è molto interessante, credo, quindi gli lasciamo la parola. Grazie. Mi sentite? Ok, buon pomeriggio a tutti. Allora, Arendt, per chi non lo sapesse, era nata nel 1906 in Germania, era di famiglia ebrea, è costretta a un certo punto ad andarsene, va negli Stati Uniti, dove diventa corrispondente per il giornale The New Yorker, per cui seguirà tra l'altro il processo di Eichmann a Gerusalemme, e morirà nel 1975, è sepolta a New York. E quindi questa intervista che Joachim Fest ha fatto ad Hannah Arendt è ovviamente precedente al 75 ed è inerente al concetto di banalità del male, quindi di quel testo che poi la raccolta delle esperienze di Hannah Arendt durante le tantissime udienze a Gerusalemme per il processo Eichmann. Questa è una fonte in tedesco, io ve la leggo, sono poche righe in realtà, semplicemente anche per una questione di etimologia, tra virgolette, di impatto sintattico, ovviamente ve la traduco e vi traduco le parole più importanti, più interessanti. Il titolo di questo breve articolo che io ho trovato anni fa sul web è letteralmente Eichmann war von Empörender Dummheit, cioè Eichmann era di una stupidità irritante. Empörend in tedesco vuol dire un qualcosa che fa irritare, che fa arrabbiare in maniera estrema. E che cosa dice in questo dialogo con Joachim Fest an Arendt? Das war die Dummheit, die so empörend war. Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Era la stupidità che era così irritante, ed esattamente questo io ho inteso con banalità. E più sotto, l'Arendt, in realtà Fest, pone a Arendt la domanda: wie konnte das Böse im Zusammenhang eines derartigen Verbrechens und Täters
Fanal genannt werden, ovvero come poteva das Böse, quindi il male, in coincidenza il rapporto con un simile crimine e con un simile criminale venir chiamato banale. Hannah Arendt risponde: Diese Dummheit, so Arendt, hat etwas wirklich Empörendes. Eichmann sei in gewisser Hinsicht intelligent gewesen, aber diese Dummheit hatte er. Das ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch. Das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Letteralmente, questa stupidità, così Arendt, ha qualcosa di davvero irritante. Eichmann, in un certo senso, dice la Arendt, era intelligente, virgolettato, ma aveva questa Dummheit, questa stupidità. Che cos'è? Da ist keine Tiefe, lì non c'è profondità. Das ist nicht dämonisch, non è nulla di demoniaco. Das ist einfach der Unwille, è semplicemente la non volontà, sich je vorzustellen, di rappresentarsi, was eigentlich mit dem anderen ist, ciò che ha a che fare con l'altro. Quindi semplicemente la capacità di non pensare. È quello che fa dell'uomo comune un possibile criminale. Infatti questa è la cosa che Hannah Arendt alla prima udienza a Gerusalemme ha trovato incredibile. Si immaginava di trovarsi di fronte a un mostro e si è trovato di fronte, tra virgolette, potremmo dire, il vicino di casa, la persona normale, l'uomo comune. Successivamente arriva a questa constatazione. La banalità del male è la non profondità, la capacità di non farsi domande su quello che si sta facendo. Allora ecco che anche un Eichmann può semplicemente dire: in realtà trasportavo solo delle cose. Vi ringrazio. Sì, tenete a mente, si sente così, tenete a mente quello che ricordava il professor Giandrini, quel passo, quelle tre parole della Arendt che comunica i risultati della sua analisi a Joachim Fest, quando dice: non c'è niente di demoniaco. Sì, esatto, da ist keine Tiefe, non c'è profondità, das ist nicht dämonisch, non è nulla di demoniaco, non è demoniaco. Non è demoniaco, vorrei che questo potesse restare fisso in mente. Non c'è niente di demoniaco nell'ammazzare un uomo. Così sembra dire, no? Anzi, dice. Però Eichmann è uno zelante. È vero che non prova piacere ad ammazzare, come invece Taubner e altri. Ma è vero che non si fa neanche grossi scrupoli morali nell'ammazzare. C'è la terza categoria di cui parlava Hilbert. È la categoria degli apprensivi. E adesso vedremo una cosa strana studiando un caso particolare. Scopriremo che gli apprensivi erano la maggior parte di quelli che ammazzavano. Gli apprensivi chi sono? Sono quei carnefici che per ammazzare, e hanno ammazzato, hanno dovuto fare violenza su se stessi. Hanno dovuto combattere le loro inibizioni morali, i loro scrupoli morali, fino a riuscire ovviamente a premere i famosi grilletti. Ora, pare, da analisi condotte da storici famosi, serissimi, che effettivamente se pochi erano i sadici, ed erano comunque non apprezzati come abbiamo detto prima, se parecchi erano gli zelanti, probabilmente molto di più erano gli apprensivi. Gente comune che ha dovuto farsi forza, magari commiserandosi, autocommiserandosi, ma guarda te cosa mi tocca fare per salvare la mia paterla, la mia patria. Devo sparare in testa ad un bambino, poveretto, che sono io, non il bambino. Poveretto. Però sparo. La maggior parte probabilmente era gente così.
c'è un caso che ha attirato l'attenzione di 4-5 grandissimi storici, due in particolare: Christopher Brown, che mi pare nel 1992 ha scritto un libro che vi consiglio, che vi consiglio ai ragazzi, e che si intitola, non a caso, Uomini comuni. Lo stesso caso studiato da Christopher Browning alcuni anni dopo, 4 anni dopo, è diventato oggetto di indagine di un altro storico che si è fatto un nome studiando questo caso, Daniel Goldhagen, che ha scritto un altro libro famoso intitolato I volenterosi carnefici di Hitler. Entrambi gli storici, Browning e Goldhagen, trattano lo stesso tema, trattano proprio dello stesso battaglione che ha condotto operazioni di sterminio in Polonia, il famoso battaglione 101 di Amburgo. Spendiamo due parole su questo, sull'attività di questo battaglione. Andremo a parlare di cose sempre più crude, mi dispiace, sempre meno simpatiche. Però la microstoria del battaglione 101 ci insegna di nuovo tante cose. Vedrete che alla fine, con un movimento circolare, torniamo là da dove siamo partiti, cioè il senso dell'isolamento psichico, il bisogno di trovare compagnonaggio, di non sentirsi esclusi da un gruppo, eccetera, eccetera. Allora, cos'era questo battaglione 101? Era un battaglione di riserva della polizia. Era un battaglione Orpo, Ordnungspolizei, di polizia d'ordine. Ancora una volta, gente di seconda linea, di terza linea. Persone sposate, con figli, già con una certa età, diciamo quella del professor Giandrini, scarichiamo tutti su di lui oggi, ma più o meno l'età mia era quella, era la tua. Sì. Il comandante del battaglione era il maggiore Trapp, era più vicino alla mia età, aveva 53 anni, quindi non era un bambino, Questo battaglione era formato da 500 uomini, gente cresciuta prima che Hitler salisse al potere, eccetera, eccetera. Questo battaglione, nel luglio del 1942, giornata caldissima, arriva in Polonia, arriva nel villaggio, non sbaglierò la pronuncia, di Josefo, qualcosa del genere, Josefo. E a questo battaglione è stato assegnato un compito, chiaro, netto. Ci sono 1800 ebrei a Josefo, circondate il villaggio, entrate nel villaggio, fateli fuori tutti. Evidentemente è questa una delle operazioni tarde, non dirò ultime, ma avanzate, che rientrano nella etichetta che Poliakov ha chiamato fase delle eliminazioni selvagge, l'eliminazione con il piombo di cui parlava Vassili Grossman. Cosa succede? Perché questa è la cosa interessante. Grandi storici si sono occupati esattamente di questo giorno, credo 13 luglio 1942. Che cosa accade in quel giorno? Ci sono 500 uomini, non sono bambini, arrivano a Josefo. Trapp, il maggiore, piange. È lui che deve guidare l'operazione, però piange. Si sente disperato. Ma cosa mi tocca fare? Devo ordinare di sparare addosso bambini, donne, vecchi, uomini anche. Piange e poi dice una cosa importante. Si rivolge ai suoi uomini e dice: chi non se la sente, chi non se la sente di sparare, faccia un passo avanti, sarà esentato e non gli succederà proprio niente, non sarà punito. Quanti sono gli uomini che fanno il famoso passo avanti? Dai 10 ai 12 su 500. Gli altri cominciano a sparare. Oh, non succede niente a questi 10-12, niente, non succede, non vengono più. Gli altri formano i protoni di esecuzione e cominciano a sparare.
alcuni, parecchi per la verità, anche se Brani non ci dice quanti, almeno io ho riletto il libro recentemente, non ho trovato indicazioni, parecchi comunque, sì, cominciano a sparare, cominciano ad ammazzare, però dopo un po' non ce la fanno. Piangono, hanno crisi di nervi e chiedono di essere esentati. Escono dal plotone di esecuzione e a loro non succede niente, non vengono. Vengono sostituiti dai compagni che continuano a sparare. Sparano, 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 sino a che alla fine della giornata 1500 ebrei circa vengono eliminati. C'era un medico che insegnava come fare. Guardate che sono cose terribili adesso. C'era un medico che insegnava come fare ed è una cosa terribile. Il medico insegnava al... possiamo parlare anche di queste cose, non so, non vorrei essere grandignolesco, macabro, eccetera. Però insegnava come fare ad ammazzare. Dovevi inastare la baionetta e puntare, servendoti della baionetta, puntare sostanzialmente il fucile alla base della nuca del malcapitato che aveva le spalle rivolte verso il fossato, la terra, e poi tirare il colpo da distanza alla vicinata. Adesso vediamo qualche immagine a questo riguardo. Bene, non sono invenzioni hollywoodiane queste. E immaginatevi cosa poteva succedere ad un cranio. Cioè, voglio dire, immaginatevi cosa poteva succedere, no? E qui chiudiamo, il cranio esplode, sangue arterioso, schizzi incredibili, cervello, eccetera. Molti non resistevano, è comprensibile questo. Chiedevano di venire esentati e venivano esentati, ma molti, anche se piangevano, anche se si disperavano, hanno continuato fino alla fine. Arriva la sera, tornano in caserma, si ubriacano, si disperano, si strappano davvero i capelli dalla testa. Passano due mesi, ritroviamo lo stesso battaglione, anche questo momento è stato studiato approfonditamente da Goldhagen e da Brani, troviamo lo stesso battaglione in azione ma in un'altra località, sempre in Polonia, Talisin, qualcosa del genere, Talcin, Talasin, Talcin. E qui ci sono gli storici, è così imbarazzante a dire, ma notano una cosa strana. Trapp, il maggiore, non piange più. I soldati, gente, ripeto, della nostra età, non sono più sconvolti, anzi, ridono, fanno battute, magari picchiano anche le persone prima di ammazzarle. Non sono più sconvolti, si sono abituati. Ci sono gli stessi che due mesi prima, da luglio a settembre, due mesi prima, ammazzavano dovendo farsi forza. Gli apprensivi sono diventati zelanti. I sadici continuano ad essere pochi, dice Brown. Sì, forse un certo Gnade, ma non tanto. Ma quelli che erano apprensivi adesso sono diventati zelanti. Guardate, sì, vediamo alcune di queste. Grazie, lascio queste. Ok, queste sono fotografie scattate da nazisti. Da nazisti, scattate da tedeschi. Torno indietro un attimo, lascio pure. Il battaglione 101 di Amburgo, ho dimenticato di dire, era veramente composto da persone normali e non erano necessariamente feroci antisemiti o nazisti, perché da quello che risulta a Brani, a Goldhagen e ad altri, soltanto il 25% di quei 500 uomini erano iscritti al partito nazista e soltanto 7 su 32 sottufficiali erano SS, quindi non erano necessariamente tutti nazisti.
anzi la maggior parte non lo è, non è, erano tedeschi, servivano nell'esercito tedesco sotto un regime nazista, ma non erano particolarmente nazisti o più nazisti di altri, però hanno sparato. Guardate alcune di queste immagini, sono terribili. Queste sono tutte immagini scattate da tedeschi durante la fase delle eliminazioni selvagge. Questa è una fotografia famosa. Si tratta di un pogrom, il termine russo sta per massacro di ebrei, a Kaunas, quindi siamo in Lituania. Vedete, ci sono sulla destra militi, ci sono anche sul fondo tedeschi, soldati, che stanno osservando, antisemiti lituani, vedete il tizio in camicia bianca in evidenza con una sbarra in mano, che stanno pestando a morte gli ebrei. Molti osservano, passivamente, non so se compiaciuti, ma molti osservano, la liquidazione fisica di ebrei. C'era un lituano forzuto, c'è anche una foto di questo tizio grande e grosso che si fa ritrarre con una sbarra di ferro in mano, che era la sbarra che utilizzava per sfracellare le teste di questi disgraziati. Ecco, questa è decisamente famosa, alcuni dei miei colleghi sicuramente lo conoscono. Questa è una foto di un soldato, è evidente, no? Un soldato tedesco che si fa fotografare mentre sta sparando ad una donna. Ma la cosa interessante di questa fotografia è ciò che c'è scritto sul retro e soprattutto è a chi viene spedita questa fotografia. Il soldato si fa fotografare mentre sta per ammazzare questa donna. E sul retro della fotografia c'è scritto qualcosa come Ivangorod 1942, siamo in azione in Ucraina. E la fotografia viene mandata alla moglie, viene mandata alla famiglia. Come dire, cara, guarda cosa sto facendo. Sono bravo, vero? Ecco, questo è un esempio famoso anche questo, di esecuzione, in questo caso con la pistola. Vedete, gli altri assistono. Il povero disgraziato che sta per essere ucciso. Guardate questa, sul fondo, sulla destra, vedete se si vede, ci sono anche dei civili che assistono. Molto interessati, guardate la posa, sembra un bambino, non lo so. Comunque ci sono anche dei civili, vedete? Non so se si vede. Al fondo sulla destra. Mentre gli altri stanno per uno ghigna, un carnefice, si fa ritrarre mezzo sorriso, un sorriso non lo faccio, mentre stanno per liquidare queste persone. È molto tardi, abbiamo tante cose. Possiamo fare vedere il film? Vorrei farvi, poi chiudiamo con questa fiera degli orrori. No, quello che abbiamo preso. Perché ti andava in loop? Ti andava in loop prima, Riccardo? Quello che andava in loop prima. Mi fai vedere solo il film. Vi farei vedere l'unico filmato, almeno tra quelli ritrovati, non mi risulta ce ne siano altri, di esecuzione di ebrei da parte di Einsatzgruppen, anche questo è molto simpatico, semplicemente si vedono questi disgraziati, pare che sia l'unico filmato esistente, girato dai nazisti, si vedono questi ebrei che scendono dai camion e vengono fucilati, mentre i miei amici lo cercano. Continuiamo a parlare perché poi vorrei sentire se non si fa da parte vostra, ci sono tante cose ancora da dire, velocizzando un po'. Allora, cosa insegna il caso di Josef Bob e del battaglione 101? Perché sbaglio? Se il maggiore Trump aveva detto chi non se la sente può non sparare, non gli succederà niente. Perché sbaglio? Molti poliziotti interrogati dopo la guerra
risposero dicendo che in primo luogo dovevano obbedire agli ordini, Befelis, un ordine è un ordine, c'è niente da fare. E in secondo luogo rispondono dicendo: se non l'avessimo fatto, saremmo finiti a combattere sul fronte orientale contro i russi o saremmo stati puniti con la pena di morte. Ora, dice Browning, questo non è vero. Browning riporta una testimonianza di un soldato che a Josefo non sparò. E dice, e qui leggo le due righe, le tre righe di questo di questo uomo che a Josefo non sparò, si rifiutò di sparare, era uno di quelli che non se la sentiva di ammazzare. E costui dice: non è affatto vero che coloro che non volevano o non potevano uccidere altri esseri umani con le proprie mani non potevano evitarlo. Quindi era possibile non ammazzare. Certo, era inevitabile che questo o quel compagno notasse che io non partecipavo e non sparavo alle vittime. Per esprimere il loro disgusto, i miei compagni mi coprirono di insulti, mi chiamarono faccia di merda e smidollato. Ma io non subii alcuna conseguenza per le mie azioni. Un altro testimone dice: certo, venni deriso, dice testualmente, ai loro occhi io non ero un uomo. Agli occhi dei miei compagni, io che non avevo sparato, non ero un uomo. Non ero considerato abbastanza virile. Venni scartato, isolato, messo in disparte. Quali sono le conclusioni a cui giungono prima Browning, poi per ragioni diverse, in modo diverso, ma credo che non avremo tempo, Goldavi? Allora, Browning si interroga e si chiede: se è vero che quelli che sparavano non spararono per evitare di venire condannati a morte o spediti sul fronte orientale a combattere in prima linea, se è vero che quelli che non sparavano non avrebbero comunque, non incorso comunque in alcuna grave punizione, perché diavolo spararono? Quali sono i fattori psicologici e sociali? Questo è il punto, qui volevamo arrivare. Quali sono i fattori psicologici e sociali che spingono un individuo normale, non particolarmente nazista, con una vita psichica media, affettuoso con i propri figli, eccetera, eccetera, a sparare? Quale? E Browning fa un elenco di fattori, ne individua quattro, e dice: in primo luogo, ciò che può facilitare l'ammazzamento di una persona, di un ebreo in questo caso, di una persona altra, è sicuramente la disumanizzazione ideologica dell'altro. È chiaro che se io ti vengo a dire, come facevano i nazisti, ma in fondo l'ebreo è un maiale, è una cimice, è un topo, è un sorcio, in realtà se tu ci credi e se tiri il grilletto non ammazzi proprio un uomo, ammazzi un animale, una bestia schifosa anche, ti è più facile. Se tu disumanizzi l'altro, ti è più facile ammazzarlo. Però, dice lo stesso Browning, però attenzione, la disumanizzazione ideologica dell'altro, nel nostro caso dell'ebreo, non basta a spiegare come sia possibile che un individuo normale tiri il grilletto per ciò solo. Perché una cosa è essere antisemiti dal punto di vista verbale. Quanti di noi fanno brutte battute sull'albanese di turno, sul terrone di turno, sul polentone di turno, sul marocchino? Tu no, vabbè, scusa, ok, I'll fight tu. Però questo non vuol dire che tu per ciò stesso spari, cioè c'è un salto, no, tra l'antisemitismo verbale e l'ammazzamento effettivo dell'ebreo di turno. Non basta. Allora forse c'è anche un altro fattore. Non c'è una spiegazione monocausale. Ci sono tante cause che si intrecciano tra di loro. Tanti fattori.
c'è sicuramente anche la disumanizzazione ideologica dell'avversario, ma c'è anche un altro fattore, il carrierismo. Alcuni di quelli che spararono a Joseco pensavano che forse sparando, per quanto non fossero entusiasti del farlo, avrebbero potuto fare carriera, ottenere gradi, promozioni. Ma basta il carrierismo? No. E qui arriviamo al punto che ci interessa di più. Un terzo fattore, strettamente connesso al quarto, è l'obbedienza all'autorità. Se il tuo capo, che magari non ha potere coercitivo, non ti sta neanche minacciando di morte, se il tuo capo ti chiede di sparare, è facile che tu arrivi, tu possa arrivare a sparare. Perché? Browning dice, il tempo è veramente tirato, Browning dice, perché c'è anche un bisogno umano, che è quello di entrare a far parte di un gruppo organizzato gerarchicamente, per ragioni di sopravvivenza. Se tu ti inserisci in un gruppo organizzato gerarchicamente, dove c'è un capo, allora è più facile, dice semplicemente questo, aumentare le tue capacità di sopravvivenza in momenti di particolare difficoltà come quello di una guerra. Comunque c'è questo, l'obbedienza all'autorità costituita, che è un fattore importantissimo. E poi c'è il quarto, e Browning dice che gli esperimenti di Milgram, di cui tra un attimo parleremo e sono ghiaccianti, gli esperimenti condotti dal professor Milgram negli anni 60 negli Stati Uniti d'America sembrano confermare esattamente il terzo fattore, l'obbedienza all'autorità, e il quarto fattore, quello che possiamo chiamare la pressione del gruppo. Io sparo, perché se no mi chiamano, scusate, abbiamo letto, faccia di merda. Io sparo, perché se no gli altri, i miei amici, dicono, ma tu non sei un uomo. Io sparo, ecco quello che dice Browning, e secondo Browning questo è il fattore fondamentale che portò a Josefo 500 disgraziati ad ammazzarne 1500. Io sparo perché se no mi buttano fuori dal gruppo, perché se no io vengo isolato, perché se no io vengo estraniato. Non so se sono chiaro. Mettete assieme questi quattro fattori, considerate gli ultimi due, e arrivate a capire perché, come ci diceva il professor Giandrini, forse ammazzare un altro da parte di un uomo normale, lo so che ha detto così un po' brutale, forse eccessivo, ammazzare non è niente, come diceva, di demoniaco. Non è niente di demoniaco. Browning infatti conclude dicendo, forse anche in quelle situazioni, le situazioni in cui si trovarono gli uomini di Josefo, chissà, forse sarei potuto diventare un carnefice. E Browning dice, del resto questo sembra essere provato, senza voler generalizzare troppo, per carità, ma lui lo dice, sembra essere provato dagli esperimenti di Milgram. Ora, molti ragazzi probabilmente conoscono questi esperimenti, ci sono, parlo dei ragazzi, ci sono persone anche solo per sapere, ma che non ne hanno mai sentito parlare. Sì, ci sono, ok. Allora, dunque, sostanzialmente per chiudere il discorso, poi al limite vediamo un filmato sugli esperimenti di Milgram. Com'è che possiamo recuperare l'inizio del nostro discorso e chiudere? Vi ricordate quello che si diceva? Hannah Arendt temeva che il senso di estraniazione, di isolamento, ancora vivo nella società attuale, potesse diventare, come posso dire, potesse venire utilizzato dai movimenti totalitari che offrivano a questi individui estraniati e isolati, a questi, come li chiama Bauman, aggregati monadici, una via di fuga
una idea di nuova fratellanza. Venite da noi, sarete tutti i nostri fratelli, fratelli di sangue, vi ricordate? Questi movimenti totalitari, sfruttando il senso di isolamento, di rabbia, di paura delle persone comuni, sono andati al potere e poi hanno prodotto il massacro. La storia la microstoria del battaglione 101 di Amburgo sembra confermare in pieno. È proprio il bisogno di restare nel gruppo, di evitare di essere isolati, che ti spinge, anche tuo malgrado, anche se non ti va per niente, eventualmente a compiere cose vergognose. È il bisogno di appartenere ad un gruppo. Ci sono persone, ovviamente noi mica entriamo a fare parte di gruppi di assassini di questo tipo, ci sono persone che ovviamente entrano a far parte del gruppo della filatelia di Borgo Manero, non so se esista, raccolgono francobolli. Ci sono altri che entrano a far parte dello Juventus Football Club o del Milan, no? Pensate che bello quando andate allo stadio. Io ci vado poco mai. Però non ti senti più vivo, per forza. Sei in mezzo ad un gruppo di fratelli del calcio, per carità. Una folla che poi si dissolve in due ore e torna in solitario come prima. Ma pensate che bello quando tu sei lì, ti senti più forte, più vivo, certo, non sei più da solo. Poi ci sono anche quelli che entrano in un gruppo che si chiama Einsatzgruppe, ovviamente questo è un altro problema, ma non secondo me. Secondo Browning, il fattore di fondo che spinse quegli uomini della mia età o della sua età a sparare fu esattamente questo, la necessità, dice Browning, di conformarsi al gruppo. Dice proprio così, testualmente, di conformarsi al gruppo. E Browning dice, gli esperimenti di Milgram lo confermano. Non so, sono stato un po' chiaro, perché comincio veramente, come al solito, a quest'ora non capirci più. Sono stato un po' chiaro, spero. Gli esperimenti di Milgram, no? Dei ragazzi laggiù, vi pare di aver visto, non conoscono questo esperimento. La faccio brevissima, così lasciamo spazio magari a qualche domanda. Vi leggo cosa sono gli esperimenti di Milgram in 10-12 righe, traendo nella descrizione, proprio una descrizione davvero molto sintetica, da un bel libretto, che anche questo mi permetterei di consigliare, anche se credo che sia non più questo libro si intitola L'antisemitismo di Gadi Luzzatto Voghera, è un libro che ha già i suoi anni, però ad un certo punto Luzzatto Voghera descrive brevemente, se lo trovo, l'esperimento di Milgram, poi adesso magari non lo trovo, grazie. Aspetta, volevo pure sapere. Sì, grazie. Allora, così l'autore di questo libretto descrive gli esperimenti di Milgram, che sono molto famosi, anche molto discussi, però molto famosi e molto importanti nell'ambito delle ricerche sociopsicologiche. E dice così: tra il 1960 e il 1963, quindi la seconda guerra mondiale, quindi la fase dello sterminio selvaggio si era conclusa da 20 anni, 20 anni prima c'era stata questa esecuzione di massa. Tra il 1960 e il 1963 il professor Milgram effettuò una serie di esperimenti all'università di Yale, volte a esaminare il comportamento di uomini di media cultura e di discreto livello sociale in presenza di una richiesta di obbedienza da parte di un'autorità data. Alcuni allievi della scuola di Milgram, lui era un professore, un'autorità, un grande professore universitario, ok? Alcuni allievi della scuola di Milgram vennero messi segretamente al corrente dello scopo degli esperimenti e furono istruiti affinché reagissero in maniera teatrale ad una serie di falsi stimoli elettrici. Altri allievi vennero forniti di un apparecchio composto da 30 leve, attraverso le quali fu loro detto che avrebbero potuto infliggere scariche elettriche di voltaggio via via più elevato ai loro compagni.
A ogni risposta sbagliata che i primi avessero dato, i secondi avrebbero potuto e dovuto infliggere una scarica sempre maggiore, con l'avvertenza che oltre un certo livello tali scariche avrebbero potuto provocare traumi anche pericolosi per la vita. Chiaro? Allora, divide la sua classe in due parti. Una parte è una metà della classe è chiamata da Milgram la classe degli attori. È gente che deve fingere di provare dolore. Al loro corpo sono applicati degli elettrodi. I cavi elettrici conducono verso persone incoscienti. Non sanno che gli altri fingeranno dolore. E gli incoscienti, coloro che devono essere indagati, veri oggetti dell'esperimento scientifico, gli incoscienti hanno dinanzi a sé una console con 30 pulsanti. Potranno inviare scariche elettriche ai loro compagni che vedono dall'altra parte della classe, c'è una vetrata che divide la classe, gli altri dovranno fingere quando ricevono la scarica elettrica, e dovranno punirli quando gli altri compagni danno una risposta sbagliata. Ok? L'ultimo pulsante può anche dare la morte. Sono graduati. Si comincia quasi per scherzo. Scusate, ragazzi, quanti di voi non darebbero un bel ceffone ad un compagno che si mette lì a copiare, a fare il furbo? Adesso, maledizione, se ho la possibilità ti punisco io. Ma anche tra colleghi, a volte, mica sempre, noi siamo bravi, ma anche tra colleghi a volte succede così. Cioè, quante volte ti verrebbe da dire, ma guarda quel disgraziato quanto è brutto. E si comincia quasi per gioco. C'è il grande professor Milgram alle spalle che dice, ah, vedi, allora, io ti autorizzo, puniscilo. Ha risposto male, puniscilo. È una piccola scarica all'inizio, quasi non la sento. Gli dai la scarica, gli fai un'altra domanda, l'attore che ha avvertito risponderà sempre sbagliato, ok? Risponde, no, ho sbagliato, il professore che ti sta alle spalle dice puniscilo di nuovo. Comincia per gioco. E finisce in tragedia. Perché, torno a leggere, i risultati degli esperimenti furono del tutto inattesi. Oltre il 60% degli allievi cui fu ordinato di proseguire fino alle scariche più pericolose portarono avanti l'esperimento fino alla fine. Cioè, figuratamente, diedero volontariamente la morte ai loro colleghi. E questo nonostante vedessero o sentissero le grida, i lamenti e in genere gli effetti del dolore. L'esperimento di Milgram è stato ripetuto dozzine di volte, e non soltanto negli Stati Uniti d'America, e ha sempre dato più o meno gli stessi risultati. Tra il 60 e il 70% delle persone normali testate dall'esperimento, un numero che si aggira tra il 60 e il 70% di queste persone, può arrivare, se spronato dall'autorità e pressato dal gruppo, perché tu magari a fianco hai degli amici, delle persone, no? Comincia a guardare, cosa fa Medina? Schiaccia il pulsante o no? Cosa fa il professor Giandrini? Lo schiaccia o non lo schiaccia il pulsante? Se lui lo schiaccia, devo schiacciarlo anch'io, perché se no, io non sono più un uomo, capite? Io non sono più, sono una faccia di merda. E sapete cosa? Che secondo Browning, e secondo anche Goldhagen, di cui non abbiamo tempo di parlare, a Josefo, circa l'80% di quelle persone, anche se malvolentieri, anche se piangendo, sparò. Gli esperimenti di Milgram ci dicono tra il 60, 65 e 70, in Austria un po' di più, 72% si arriva a sparare. Qual è il risultato terrificante di tutto ciò? Ce lo dice Bauman, con cui direi chiudiamo. Adesso Bauman, da cui siamo partiti, compianto e bravo. Bauman ci dice che la cosa davvero spaventosa degli esperimenti di Milgram e dello studio del caso del battaglione 101 non è che quelle cose lì, cioè i genocidi, siano potuti accadere. Udem estin adunatum, tu
quanto sarà possibile. Non è che quelle cose lì siano potute accadere. La cosa spaventosa degli esperimenti di Milgram è che quelle cose lì potremmo farle anche noi, molti di noi. 60% dei qui presenti, 70%. Magari io. E qui torno a quello che leggeva il professor Gianrino, citando Arendt. E finiamo. Dice Bauman, dice Milgram, dice Wolfgang Sofsky, che non ho avuto tempo di citare, tanti altri, tantissimi altri, dicono che, ovviamente dice Arendt, si intende, che il male non è niente di eccezionale, che il male è banale, non è niente di demonio. Non ha particolari profondità. L'idea per cui, e lo dice Bauman, lo dice anche il Santo Bovea, l'idea per cui il male è banale è già un'idea rassicurante e autoconsolatoria. Dire, vabbè, ma queste cose qui, fare queste cose qui bisogna essere eccezionali nel male, cattivissimi, pazzi, sadici, nazisti. Dire questo è già come dire, io che non sono un pazzo sadico nazista, queste cose qui non le faccio, no, non è roba che mi riguardi, che mi competa. Riesco a spiegarmi? In realtà tutto sembra dirci che non è così, che anche noi in certe situazioni potremmo, eccetera eccetera eccetera. Allora io adesso, perché non abbiamo tanto tempo, ci sono tantissime altre cose, non abbiamo tanto tempo, adesso vi farei vedere il professor Milgram, ci sono i sottotitoli in italiano, e sono pochi minuti, 4-5 minuti, e uno spezzone di film che racconta degli esperimenti di Milgram. Poi ce ne saranno 5-6 minuti se vogliamo parlare. Ah, poi finirei con un discorso di Hitler e se avete voglia, nei pochissimi minuti che restano, possiamo parlare tra di noi, ok? Bene, vediamo questo. Sì, questo è Milgram. Social psychologists of the time was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are quite... Well, you want to be tested, that experiment requires continuity. 330 volts. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented a new that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable. How the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people were courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different, went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University.
The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go to the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West End. And while there, they detected a heart condition. Nothing serious, but as long as I'm having these attacks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Anything else? No, that's all. All right, teacher, if you take the test and you see it in front of the shock generator, please, in the next room. But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Incorrect. 150 volts. Sad face. It's absolutely essential that you continue. You have no other choice, did you? Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't want if I thought you were being harmed. Now this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects found it a highly stressful, conflicted experience. L'esperimento di Milgram, ovviamente è stato variato tante volte scientificamente, diciamo così, in modo che gli oggetti dello sperimento si trovassero in condizioni sempre diverse. Le reazioni cambiano a seconda, ad esempio, della vicinanza o meno dell'autorità. Più l'autorità ti è addosso, ti è vicino, tanto più tu sei portato a schiacciare il pulsante fatale, diciamo così. È più facile schiacciare pulsanti che invino shock elettrici molto pesanti se tu non vedi l'altro, quindi se c'è un velo che copre la visuale, non vedi la sofferenza dell'altro. È molto facile schiacciare il pulsante letale se al tuo fianco vengono posizionati due attori che cominciano loro a fingere di schiacciare, non so se mi spiego, no? Allora tu cominci a guardare il Maurizio Medina e dici, sta schiacciando. Poi cominci a guardare il compagno di fianco e dici, schiaccia anche lui, cosa faccio? Non vorrei, però alla fine schiaccio. Ci sono state tante variazioni di questo tipo. È abbastanza agghiacciante per via di quello che dice Bauman e che dicono tanti. Potremmo esserci, spero di no, anche noi. Ci sono stati, Norimberga 1900. Ci sono state persone che non solo hanno rifiutato, ma si sono proprio opposte all'esecuzione di massa. Ci sono state. C'è stato un certo Groschurt, il tenente colonnello, che aveva ricevuto il compito di eliminare, mi pare, 90 bambini che stavano morendo di fame, erano stati chiusi in una specie di magazzino in attesa di... e bambini 2-3 anni, i genitori erano già stati liquidati in attesa di venire uccisi. Questo Groschurt non se la sente, va a protestare con il comandante di divisione, tra l'altro questi erano Wehrmacht, non erano SS, e fa portare del pane, fa portare dell'acqua ai bambini, però poi alla fine la pressione del comandante è tale che anche Groschurt lascia che i bambini vengano uccisi. Però casi del genere
non è questione di essere nazisti o tedeschi, non è che i tedeschi abbiano siano geneticamente portati ad ammazzare, mentre noi italiani che siamo bravi queste cose non le facciamo, non è questo. Casi del genere si sono ripetuti anche nel secondo Novecento, non so, mi veniva in mente, parlavo prima con il professore. Qui cambiamo completamente luogo, località geografica, non c'entrano più i nazisti, c'entrano ad esempio, è un caso famoso, i soldati statunitensi nel 1968, Vietnam del Sud, come si chiama? Adesso la pronuncia non so, Milei. Se andate a cercare su internet o magari su libri, meglio ancora, trovate la vicenda, no? Qui abbiamo truppe statunitensi, è la guerra del Vietnam, sono in Vietnam del Sud, arrivano in un villaggio, villaggio di Milei, sembra quasi di vedere riprodotta la situazione di Josefo, solo che questi non sono nazisti, sono soldati democratici, soldati degli Stati Uniti d'America, arrivano in questo villaggio. Solo è vero, sono stati questi soldati americani, sono stati colpiti nei giorni precedenti, hanno avuto delle vittime, e questo dal punto di vista psicologico ha un suo effetto, voglio dire, sono soldati arrabbiati perché hanno avuto dei compagni morti, uccisi, ma arrivano in questo villaggio che sembra essere un villaggio, sembra, che appoggia i Viet Cong, i nemici, cosa fanno? Sterminano il villaggio. Quanti? Non sappiamo con precisione, forse 500 persone, donne, bambini, vecchi, vengono uccisi, donne sodomizzate, donne violentate, donne a cui i seni vengono asportati, vecchi a cui si viene sparando addosso, bambini. Qualcuno dice 350, qualcuno dice 500. È successo anche lì. Lì abbiamo avuto un eroe. È una situazione diversa, Non erano... Non possiamo fare di ogni erba un fascio e appiattire tutto in questo modo ridicolo. Situazioni proprio diverse. Però di fatto anche quelli erano soldatini, insomma, non erano particolarmente perversi. Erano soldati, certo, questo sì, facevano guerra, questo sì. Ma hanno ammazzato donne e bambini. C'è stato un eroe. Ecco, certo, mi piace ricordare queste figure. Certo, Hugh Thompson, che dall'alto vide quello che succedeva. E scese con l'elicottero, Michela, fece puntare ai suoi uomini, statunitensi, le mitragliatrici pesanti addosso ai Marines, comunque le truppe americane che stavano massacrando questo villaggio. Cioè lì sì, uno intervenne e disse: adesso se non la smettete, io, statunitense, faccio sparare addosso a voi statunitensi. E la conclusione qual è? Che il male non è eccezionale, ma nel senso proprio letterale, egregio, al di fuori del gregge, eccezionale non è il male, eccezionale è chi resiste al male, e sono pochi, pochissimi. E questo è quanto. Ci sono domande da parte vostra? Queste cose qui le insegnate anche il compianto, Sigmund Bauman, che ha sempre detto: la modernità non è l'epoca in cui gli olocausti, i genocidi, i massacri finiscono, è semplicemente l'epoca in cui possono fiorire, grazie anche alla tecnologia di cui disponiamo, massacri, genocidi su scala ampissima. Ci sono osservazioni? Prego. Stesso rispondere, ma comunque niente, chiacchieriamo. Prego. Se non sento bene. Prego. Se non sento bene, magari ci sento. Allora, mi è capitato qualche settimana fa di vedere, tra l'altro c'era anche presente il professor Medina, una rappresentazione del MAC. Non sento bene, mi dispiace, io sono un po' sordo, ma non sento bene. Mi senti ora? Sì. Così? Sì. Sì.
Allora, dicevo che mi è capitato qualche settimana fa di assistere a una rappresentazione del Macbeth al Coccia Novara, c'era anche il professor Medina, tra l'altro. E avevo fotografato una parte della presentazione perché mi aveva colpita. Insomma, la storia del Macbeth è la storia di un uomo che sì, diventa re, però di suo è abbastanza comune e diciamo più che altro si fa coinvolgere in una rete di tranelli a causa di... non si sente più? Non sento tanto, sarò sordo io, magari sento, non lo so. Non sento. Ma gli altri sentono? Sì. Okay. A causa di una rete di tranelli tessuta da familiari, amici, eccetera. Allora, il protagonista, che era anche il regista, è stato intervistato e lui dice: come tanti assassini, Macbeth è un vigliacco, non ama il mondo, non ama stare al mondo, anzi, diciamo meglio, Macbeth non sta bene nella creazione, per questo è un distruttore della vita, perché ne ha paura. Questo fa di lui un sanguinario, ma un sanguinario speciale. Macbeth, infatti, non è un uomo crudele, alla maniera di certi intellettuali, teorici del crimine o della frode, come Iago o Riccardo III. Non è sanguinario per un progetto di potere, ma per terrore. La grande scommessa dell'attore è di produrre nello spettatore una compassione, un patire insieme con questo tipo di umanità che in fondo ci somiglia più di Iago. Se dovessimo identificarci con un personaggio negativo, noi vorremmo assomigliare a Iago o a Stalin o a Goebbels, perché non ne andrebbe del nostro amor proprio. Ma proprio per questo il mio sospetto è che in realtà la parte peggiore di noi sia più simile a Macbeth, una crudeltà vile, pavida, senza dignità. È questa la natura del male? E l'attore dice: io credo di sì, o meglio, credo che le cose stiano così perché il male non ha natura, è non natura. Non so se è pertinente, ma mi sembrava di sì, quindi ho dovuto... Sì, non ho sentito bene. Penso però che si dicesse, se non, però non ho sentito bene, della, anche lì forse traspariva l'idea della banalità del male. Ho sentito la parola compassione, non riesco ad essere molto compassionevole però nei confronti. Sì, sì, ho capito, capito. Nonostante questo non riesco a partire assieme ad uno in stile Eichmann, però sì, sì, è chiaro. C'è un po' di Eichmann in tanti nomi. Non tutti, naturalmente, non in Hugh Thompson, ma in tanti di noi, sì. Sì, sì. È sconvolgente questo. Se uno non ha mai sentito parlare degli esperimenti dei Milgram, dice sono tutte balle, non è possibile. Però sono tanti gli studiosi che arrivano. Non c'è mica, non ci sono solo gli esperimenti di Milgram. Magari qualcuno di voi ha sentito parlare degli esperimenti. Alcuni ragazzi lo so, sì. Laggiù vedo un ragazzo che addirittura ha letto Browning, sì, adesso si volta, Pierluigi. Lui l'ha letto Browning, però magari avete sentito parlare degli esperimenti di Zimbardo. Mi pare che ci siano anche dei film che stanno uscendo, che non so più parlare, scusate, che stanno uscendo adesso, no? È così o no? Mi pare ci sia un film su Zimbardo, sugli esperimenti del carcere. No, per cui, ma è vero, dopo sì, un esperimento interrotto dopo alcuni giorni, perché si temeva che scappasse il morto lì. Erano stati divisi anche lì con modalità alla Milgram, ma Zimbardo conosceva Milgram, in parte lo ha copiato. Prima di tutti viene Milgram, poi viene Zimbardo. Però Zimbardo cosa ha fatto? Ha diviso un nucleo di persone in due. Alcuni dovevano recitare la parte dei prigionieri, degli incarcerati, e gli altri la parte dei carcerieri. Si sono immedesimati così bene in questo ruolo, che ci è mancato pochissimo, che uno dei carcerati venisse ucciso. E difatti Zimbardo poi intervenne, a quanto mi risulta, interrompendo l'esperimento. Adesso io il film non l'ho visto, però comunque mi pare che stia per uscire, sia appena uscito. Ci sono alcuni esperimenti, ma poi l'esperimento di Milgram è stato ripetuto, ma tantissime volte. E la cosa incredibile è che più o meno i risultati sono sempre quelli. Quindi bisogna stare, scusate, non voglio concludere con toni, come posso dire, eccessivamente prescrittivi, non voglio certo essere io quello che vi dice cosa dobbiamo fare.
voglio essere certo io quello che dice cosa dobbiamo fare. Non so dirigere a me stesso, figuriamoci so dirigere gli altri, ma bisogna stare molto attenti, perché io a volte mi sento, non so voi, io a volte mi sento imbestiato, mi sento una rabbia addosso spaventosa, ma tante volte. Forse sono insicuro, forse sono arrabbiato, forse mi sento relativamente isolato. Mi viene in mente, ne parlavo con le mie colleghe di storia e filosofia qualche giorno fa, mi viene in mente un romanzo che sto leggendo adesso, La vita in tempo di pace, di Francesco Pecoraro. Parla di un uomo più o meno della mia età che ce l'ha su con il mondo, talmente incavolato con il mondo, talmente solo, isolato, che decide, almeno fin dove sono arrivato io, di non parlare più. Altrimenti rischia di trovarsi in situazioni che diventano esplosive, esplosive soprattutto per gli altri, perché gli viene voglia di passare le vie di fatto. Però è un uomo chiuso in se stesso. Ma questa è o non è la condizione nostra, di chi non ha più la compagnia dell'anello, forse non l'ha mai avuto. Ma guardate tutto quello che ci racconta il cinema statunitense, in film anche famosi. Avete mai visto Brooklyn Finest? Di Anton Fuqua, non so se si pronuncia così, con Richard Gere, un film di qualche anno fa, di questo poliziotto che vive da solo, che non si fida di niente, di nessuno, che si sente alienato, poi ha un attimo di umanità nei confronti di una ragazza. Magari qualcuno di voi avrà visto, è un film interessante dal punto di vista proprio documentario, secondo me, perché spiega molto. Se volete un filmaccio, però avete visto David Fincher. Ma scusate, se che cosa... Non parla di questa condizione di isolamento psichico, di una società che Todorov avrebbe chiamato la società dei solitari infelici. C'è una battuta che ricordo intanto i miei studenti laggiù, che vedo laggiù, c'è una battuta, non so più se di Morgan Freeman a Brad Pitt o di Brad Pitt a Morgan Freeman, ecco, uno dei due dice all'altro, avete presente questo film? Dice all'altro, ma guarda che se ti stanno assalendo, se ti stanno violentando, mica devi gridare aiuto mi violentano, aiuto mi assalgono, aiuto mi... tanto non esce nessuno dai parti. Se ti stanno aggredendo, se ti stanno violentando, sai cosa devi gridare? Aiuto al fuoco! Magari qualcuno ha paura, esce e viene a vedere se stai bruciando, se lui sta bruciando. Non è così. Cioè, Marco Gero a un certo punto dice, vabbè, ma oggi ci sono le comunità internet, se lo trovo. Ci sono le comunità internet, c'è di nuovo la possibilità di collegarsi con gli altri, di avere relazioni, di parlare, eccetera. Ora, non riesco a trovarlo con mamma, vabbè. Però quello che dice ad un certo punto, Marco Gé dice, questo libro qua, No Uovo, che è un bel libro, dice, sì, però voi ragazzi, da quant'è che non parlate più con il vicino? Sarà mica la connessione tramite dita a instaurare una relazione che è fatta anche di odori, di sensazioni epidermiche con l'altro, no? Da quant'è che non parlate più con un vicino? Ma scusate, voi vicini di casa che conoscete? Io non conosco. Io vivo in un posto dove c'è un sacco di gente, io non conosco, a parte mia moglie, mia figlia, io non conosco nessuno. E neanche me ne frega niente. No, non è così, ho esagerato, per scusa. Basta, io direi. Non so se non ci sono altre considerazioni. Allora, chi vuole vedere il film dopo sappia che è un film terribile. Ah, c'è una... Vuole venire qua, signorina? Allora, una domanda per me. Ma non ci sono domande stupide, non esistono. Dipende dall'intenzione. Quindi sicuramente non è una domanda stupida. Allora, visto che c'è comunque il 30% di persone perché non sono stati, o se sono stati fatti, non lo so, hanno fatto portati avanti degli studi per su queste persone? No, sono stati fatti questi studi, anche se in Browning e neanche in Goldhagen, Browning è l'autore di questo, di Uomini Comuni, forse lo è bellissimo, eccetera. Oltre al signor Pierluigi Vangiusse e altri colleghi. Ah già, sono stati anche fatti degli studi, signorina, per quanto né Browning né
Goldhagen ne parlano nei loro testi. Persone che hanno sicuramente una tempra morale diversa, da che cosa dipende? Allora, e lì torniamo al solito punto, da che cosa? Vogliamo chiamarla un amico che parlerebbe di Bindu, vogliamo chiamarla formazione, educazione, cultura. Era quello che stavo dicendo, signorina. Dobbiamo imparare a controllarci, perché dice Wiesenthal, la ferocia è potenzialmente in tutti. E quando tu hai un regime che legittima la ferocia, lì è finita. La ferocia te la puoi tenere dentro, puoi non scattare mai. Ma se storicamente si affermano determinate forme di governo e tu ne hai l'occasione, e se tu vivi in una società dove l'alienazione viene crescendo e tu non hai una cultura come quella di Hugh Thompson o di quei pochi che non hanno sparato, poi non basta non sparare, signorina, bisognerebbe anche cercare di intervenire e impedire. Che coraggio ci vuole. Quello che sto dicendo so che è una risposta che non risponde. Ci vuole educazione, ci vuole la scuola, che non è necessariamente soltanto la scuola scolastica istituzionalizzata, voglio dire, no? Tra l'altro, se vogliamo proprio essere cattivi, è possibile che i non luoghi di cui parla Marco Gé, spazi in cui si passa e relazioni profonde non si instaurano, tipo centri commerciali, autostrade, sale d'aspetto da quelle mediche a quelle dell'aeroporto. Se vogliamo proprio essere cattivi, è possibile che anche le scuole, nel senso istituzionale del termine, possano essere dei non luoghi dove nessuno davvero si trova. Quindi sto parlando di scuole di educazione in senso lato. Non lo so, ci sono stati degli studi, perché quei 20-30%, non so. E perché magari uno su 100 non solo non spara ma si oppone. Certo, ci vuole una grande forza, e per questo bisogna imparare a controllarsi, anche a parlare. E la cultura è anche definitiva violenza su se stessa. Per quanto la cosa sia sgradevole a dirsi, devi imparare a controllarti, sempre, stare molto attento. Ma lo dico mica lei, signorina, lo dico a me davvero. Ma lo stesso Browning lo dice, ma forse io sarei potuto diventare uno di quei 60-70%. Non ci giurerei sopra che non sarei diventato così. È triste. Però è importante anche rendersi conto, no? Quindi fare qualcosa, no? Per evitare tutto questo. Ma proprio nei nostri rapporti quotidiani. Tutto questo. Okay. Abbiamo santificato la Shoah, non credo, non lo so, certo, un po' pesante, sì. Sentite, io adesso mi prendo una piccola pausa. Se qualcuno vuole restare, il film che vedrete è terribile. È un film recentissimo che ha vinto un sacco di premi, cominciando dal premio Oscar, quindi del 2015, di un regista, Laszlo Nemes, Il figlio di Saul. È un film particolare anche per il modo in cui è girato. Sembra essere girato quasi tutto, come dire, in Steadicam, cioè come se ci fosse la cinepresa dietro di te, no? Tutto traballante. Non c'è un'indicazione sul luogo, il momento in cui si svolga questa cosa. Non c'è musica, non c'è colonna sonora, c'è soltanto brutalità. Non è che si vedano corpi straziati, ammazzati, sì, ma fanno da sfondo. È cupo al limite dell'incredibile ed è un grande film, indubbiamente premiato in tutte le salse, in tutti i modi possibili. È la storia di un ebreo, anche qui se avessimo tempo, di quello che Hagenbeck chiama un uomo sacro, un uomo sacro. Tutti gli ebrei nei campi erano uomini sacri. Dove però la parola uomo sacro, adesso qui la facciamo un po' lunga, dove però la parola uomo sacro sta per ad indicare, nel senso latino del termine, l'uomo che è uccidibile,
che può essere ammazzato a piacimento e in maniera non punita. E l'uomo sacro è colui che è stato cacciato dalla comunità degli uomini, offerto agli dei inferi. Come tale, l'ebreo nel campo può essere ammazzato, dice Agamben, è uccidibile, usa questa parola, può essere ammazzato tranquillamente, la sua vita è diventata una nuda vita, conta più niente. Allora, è la storia di una nuda vita, di un uomo che non conta più niente e che pensa, vedendo un ragazzino che sta morendo, che quello sia suo figlio, non si sa, io non ho capito, non so se Caterina l'ha già visto, non si sa se sia veramente suo figlio o meno, almeno io non l'ho capito. Però lui è convinto che questo ragazzino che sta morendo sia suo figlio. Allora cerca di seppellirlo, di dargli in maniera rituale sepoltura, riconoscendo la dignità di questo corpo straziato. Okay? Nonostante attorno a sé si scateni l'inferno, ci sia l'inferno. Tra l'altro probabilmente si svolge ad Auschwitz, non ho capito bene, perché è in corso, si sta preparando una rivolta degli ebrei. Del 44, mi pare, ad Auschwitz scoppiò effettivamente una rivolta. Si intravede la rivolta, ma è girato con una tecnica particolare. Io non sono un esperto di tecnica cinematografica. È come se tu venissi catapultato in un incubo, non capisci niente. Probabilmente, proprio come non capivano niente queste persone, spaventoso, no? E vedi che allora fate entrare prima i grassi, questi bruciano meglio. Senti urla, senti strilli, senti. Come se percepissi il rumore degli escrementi, della cacca, del gas, del sangue mestruale, quello che veniva effettivamente versato, no? In queste condizioni.